Bentornati amici dei disinformati su Airstone. Di nuovo nell'ala di Naxxramas dei costrutti affronteremo il boss di quest'ala, l'ultimo che ci tocca combattere per ottenere le carte di Stalag e Fogain. In questo caso affronteremo Thaddeus, il cui potere eroe ha 0 mana, permetterà di scambiare attacco saluto di tutti i servitori. Andrà affrontato obbligatoriamente con uno stregone che permette di fare tanti danni e molto velocemente. In quanto il potere eroe costa 0, lo utilizzerà esattamente a ogni turno. Ok, abbiamo uno start perfetto. Cosa vuol dire ogni turno? Vuol dire che a ogni turno il nostro caro Thaddeus scambierà attacco e salute di tutti quanti. E quindi ci renderà il gioco molto difficile perché si può pompare la salute dei servitori, come potete notare, e permettere o di fare danno con i servitori oppure di tenerli in vita. Uovo di Nerubiano importantissimo in quanto, come avete appena visto, ci evoca subito un Nerubiano 4-4. Se non fosse che lui ha quella carta veramente. Bravo a papà. Bravissimo. Come sempre, mai attaccare quel tizio, masticatore zombie, perché è completamente inutile. L'ombra di Naxxramas! Quanto è brutta questa carta e soprattutto quanto è brutta qui. Cioè, a ogni turno prenderà attacco, quindi è qualcosa di terrificante. Come potete notare. Non posso fare diversamente e devo andare così. Praticamente questa intera battaglia è pulisci, attacca. Almeno attualmente però dovevo starmi zitto, stavo per dire, almeno attualmente sto avendo un margine di vantaggio. E tanto attacco, quindi comunque farei fuori questo nel caso. Ed è idioti. Ma fallo e basta. Ha? Quanti ne puoi avere di quei cosi? Sei due, questo muore, tu peschi una carta. Invece voglio fare questo. Voglio fare questo. Ma soprattutto voglio vincere con questo. Anima lamentosa e quindi silenziamo gli altri nostri servitori. Però evochiamo una carta anche abbastanza forte.
E nel forziere troviamo la leggendaria di Feugen e di Stallag, le quali una volta morte ci permetteranno di invocare Tadius. Abbiamo sbloccato anche le nostre carissime sfide di classe. Come potete ben vedere, la nostra avventura nell'area dei costrutti finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video della serie di Naxxramas con l'ultima delle ali di Naxxramas, ovvero l'antro del gelo, dove otterremo le tre carte, diciamo, quasi più importanti di Hearthstone, o meglio di Naxxramas stessa, ovvero la Melmeccheggiante, l'ombra di Naxxramas e Kel'Thuzan, che come potete vedere sono armi abbastanza forti, in quanto la Melmeccheggiante ci permette di creare una copia esatta di questo servitore, quindi bonus inclusi. L'ombra di Naxxramas, che per ogni turno dove non può essere attaccata tra l'altra, otterrà attacco e salute, e Kel'Thuzan, che ci evocherà tutti i servitori morti durante il nostro turno.